Cari colleghi e care colleghe, signor Presidente del Consiglio, saluto il Presidente dell'Ucraina Zelensky e lo ringrazio a nome dell'intero Parlamento italiano per aver accolto l'invito a questo incontro nonostante la difficilissima situazione cui deve far fronte il suo Paese. L'intervento in quest'Aula di un Capo di Stato è un evento inusuale che esprime bene l'eccezionalità del momento storico che stiamo vivendo. Intendiamo così testimoniare nel modo più solenne la vicinanza e il sostegno di tutto il Parlamento e del popolo italiano all'Ucraina e alle sue libere istituzioni democratiche a fronte dell'ingiustificabile attacco da parte della Federazione Russa. E ci uniamo in un'ideale catena di solidarietà ai parlamenti di altri paesi innanzi ai quali lei è già intervenuto. Il Parlamento italiano, pochi giorni dopo l'inizio delle ostilità, ha approvato a larghissima maggioranza una risoluzione per condannare nel modo più netto l'attacco russo, chiedere un'immediata fine delle ostilità con il ripristino della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina e invitare all'adozione di misure di aiuto sul piano umanitario, economico e militare. Ora, Presidente Zelensky, ascolteremo dalla sua voce qual è l'attuale situazione nel suo Paese e quali sono le prospettive per favorire il ristabilimento della pace. Do la parola al Presidente del Senato, Elisabetta Alberti Casellati. Presidente Zelensky, le esprimo, insieme al saluto del Senato, sentimenti di vicinanza profonda, di ammirazione per il coraggio del popolo ucraino e di partecipazione al dolore di un'intera comunità vittima di una guerra insensata che non risparmia la comunità civile, non ha pietà di fronte ai bambini e costringe milioni di profughi a imboccare i corridoi umanitari. L'Italia ha aperto il cuore e le porte dell'Ucraina. La nostra macchina dell'accoglienza è pienamente operativa. Siamo al vostro fianco, insieme all'Unione Europea, per contrastare la prosecuzione del conflitto. Presidente Zelensky, come ha avuto modo di manifestare al Presidente del Parlamento ucraino in una recente videoconferenza, confidiamo nell'efficacia del sostegno internazionale offerto con convinzione al suo Paese e incoraggiamo lo sforzo incessante della diplomazia come unica via d'uscita al conflitto. Rinnovo dunque l'auspicio che l'azione sinergica nel perseguire una conclusione negoziale favorita anche dalle occasioni di incontro come quella odierna possa consentire all'Ucraina di ritrovare al più presto una prospettiva di pace, una prospettiva di libertà. Do la parola ora al Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. Prego, Presidente. Grazie. Egregi signori Presidenti delle Camere, egregio signor Primo Ministro Draghi, signore e signori senatori, deputati, caro popolo italiano, oggi ho parlato con la sua santità Papa Francesco e lui ha detto parole molto importanti. Capisco che voi desiderate la pace, capisco che dovete difendervi, i militari difendono e le persone civili difendono la propria patria, ognuno la difende. E ho risposto, il nostro popolo è diventato l'esercito. L'esercito quando ha visto che male porta con sé il nemico, quanta devastazione lascia dopo di sé e quanto spargimento di sangue vuole vedere
Una settimana fa ho parlato durante un incontro a Firenze in una decina di città europee. Ho chiesto a tutti gli italiani e tutti gli europei ricordare il numero 79. 79 erano i bambini uccisi in quel momento in Ucraina, adesso sono 117. Ancora altri 38 bambini in questi giorni. Questo è il prezzo della procrastinazione con la pressione sulla Russia di far fermare questa guerra. Sono migliaia di feriti, decine di migliaia delle famiglie distrutte, centinaia di migliaia delle vite distrutte, il loro futuro, milioni di case abbandonate e tutto questo iniziato da una persona. Nel quartiere, delle città, seppelliscono i morti nelle fosse comuni, nei parchi, e questo succede nel 2022 e noi sappiamo che ogni giorno di guerra porterà altre vite dei nostri bambini. 117 non è il numero finale, perché l'invasione russa sta distruggendo le famiglie e le vite dei nostri cittadini. La guerra continua, i missili russi, l'aviazione, l'artiglieria non smettono di uccidere, le città ucraine vengono distrutte, alcune sono distrutte del tutto, come Mariupol sulla costa di Mar d'Azov, dove c'erano circa mezzo milione di persone, come nella vostra città di Genova, e io ci sono stato, e poi a Mariupol non c'è più niente, solo rovine. Immaginate una Genova completamente bruciata dopo 3 settimane di un intero assedio, di bombardamenti, di spari che non smettono neanche un minuto. Immaginate la vostra Genova, dalla quale scappano le persone a piedi, con le macchine, con i pullman, per arrivare laddove è più sicuro. Parlo da Kiev, dalla nostra capitale, dalla città che per la nostra regione è altrettanto importante come lo è Roma per tutto il mondo. Da Kiev inizia la grande cultura di un grande popolo, e adesso noi stiamo sul limite della sopravvivenza. Kiev ha vissuto nella sua storia delle guerre feroci e dopo tutte queste tragedie ha bisogno di vivere nella pace continua, eterna, come lo deve avere Roma, come qualsiasi altra città del nostro mondo. Ma a Kiev abbiamo ogni giorno le sirene, ogni notte cadono le bombe, i missili. Vicino a Kiev, nelle città, nei dintorni, ci sono diverse truppe dell'esercito russo che torturano, violentano, rapiscono i bambini, distruggono e anche con i camion portano via i nostri beni. Questo è stato fatto in Europa per l'ultima volta dai nazisti, quando stavano occupando altri paesi. L'esercito russo è riuscito addirittura a minare anche il mare vicino ai nostri porti, e questo diventa un pericolo per le coste vicine, per i paesi vicini, perché le mine possono arrivare fino a loro. Signore e popolo italiano, bisogna fare il possibile per garantire la pace. E la guerra creata, organizzata per decine di anni da una sola persona, guadagnando tantissimi soldi sull'esportazione di petrolio e gas e utilizzando questi soldi per la guerra, e non solo contro l'Ucraina, perché il loro obiettivo è l'Europa e influenzare le vostre vite, avere il controllo sulla vostra politica e distruzione dei vostri valori, dei valori di democrazia, dei diritti dell'uomo, della libertà. L'Ucraina è il cancello per l'esercito russo, e loro vogliono entrare in Europa, ma la barbarie non deve entrare. Voi dovete ricordare che gli ucraini sono stati vicini a voi durante la pandemia, perché voi ne avevate bisogno. Noi abbiamo inviato i nostri medici e gli italiani anche a noi hanno dato il loro sostegno quando noi abbiamo avuto la
dall'alluvione, ci avete sostenuto velocemente e sinceramente senza chiedere niente in cambio. Noi lo apprezziamo moltissimo, tuttavia l'invasione dura da 27 giorni, praticamente un mese. Dunque abbiamo bisogno di altre sanzioni, di altre pressioni affinché la Russia non cerchi le riserve militari oppure i guerrieri in Libia o in Siria, affinché però la Russia cercasse la pace, perché affinché questa una sola persona cerchi la pace. E le conseguenze di questa guerra si sentono in diverse parti del mondo e non solo in Europa. E qui parliamo anche della fame che si sta avvicinando per diversi paesi. L'Ucraina è sempre stata uno degli esportatori dei viveri più grandi, più importanti. Come possiamo però seminare sotto l'artiglieria russa? Come possiamo coltivare quando il nostro nemico distrugge i nostri campi, distrugge il nostro combustibile? Non sappiamo quando avremo la raccolta e se possiamo esportare. Non possiamo esportare il mais, l'olio, il frumento e altri prodotti assolutamente necessari per la vita. E questo riguarda anche i vostri vicini attraverso il mare. I prezzi stanno crescendo, decine di milioni di persone avranno bisogno di aiuto di fronte alle vostre coste. Signore e signori, il popolo italiano, voi conoscete bene gli ucraini, conoscete il popolo che non ha mai voluto la guerra, che è un popolo europeo quanto lo siete anche voi. Voi conoscete chi ha portato la guerra in Ucraina, voi lo sapete bene, chi ordina di combattere, chi fa la propaganda della guerra. Tutti quanti utilizzano l'Italia come il luogo per la loro vacanza. Non dovete essere il luogo che accoglie queste persone. Dobbiamo bloccare tutte, congelare i loro immobili, i loro conti, i loro yacht, da Shekherezade fino ai più piccoli. Dobbiamo congelare gli attivi di tutti quanti, di quelli che in Russia hanno una forza di decisione. Devono utilizzare tutto questo per la pace. Dovete sostenere anche le sanzioni contro l'embargo contro le navi russe che entrano nei vostri porti. Non dovete assolutamente permettere le eccezioni per qualsiasi banca russa. Dovete fermare la crisi alimentare, dovete fermare le uccisioni, perché la guerra deve finire al più presto. Dobbiamo proteggere le famiglie ucraine, dobbiamo far tornare la pace, bonificare dalle mine il territorio e ricostruire l'Ucraina dopo la guerra, insieme a voi, l'Italia, insieme all'Europa, insieme nell'Unione Europea. Prima ancora della guerra ho visitato spesso il vostro paese e apprezzo moltissimo la vostra ospitalità, la vostra sincerità e a volte anche la vostra forza delle relazioni, perché ho visto cosa sono le vostre famiglie, cosa significano i figli per voi, cosa significa la vita per voi. Voglio ringraziare per il vostro aiuto agli ucraini, perché accogliete le persone che si salvano dalla guerra. Oggi in Italia ci sono più di 70.000 dei nostri cittadini che sono stati costretti a fuggire dalla guerra, di cui sono più di 25.000 di bambini, e molti di loro sono stati accolti direttamente nelle famiglie e anche forse nelle famiglie dei qui presenti nella sala. In Italia è nato il primo ucraino cui madre è scappata dalla guerra. Decine di bambini ucraini con le contusioni, con le ferite, sono nei vostri ospedali e noi vi siamo molto grati. Aspettiamo quando potranno tornare a casa in Ucraina, un'Ucraina di pace. E qui voi potete
aiutarvi di sicuro. Dal primo giorno di questa guerra voi avete condiviso con noi il nostro dolore e aiutate di cuore gli ucraini, e gli ucraini lo ricorderanno sempre. Il vostro calore, il vostro coinvolgimento e la vostra forza che deve fermare una sola persona, una sola, affinché sopravvivano i milioni. Gloria all'Ucraina e grazie l'Italia. Sì, vediamo, no? Il Parlamento tutto in piedi, facciamolo vedere. Lunghissimo applauso. Nella Camera delle Unite ci sono larghi vuoti, cioè le assenze sono di più di quello vero, che hai ragione. Perché qui ci dovrebbe essere. Ora comincia a parlare Draghi, sentiamolo. Ora.